Oggi, giovedì 1 dicembre, si inaugura il fondo dedicato a Turi Vassile all'interno del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche di Messina. Questo fondo Turi Vassile per ricordare una personalità poliedrica di Messina. Quindi, professore Camroniti, perché questa scelta? Sicuramente per valorizzare una figura che ha delle forti radici qui. Come è nata questa idea, questo progetto? Alcuni anni fa, su input del professore Francesco Mercadante, la famiglia di Turi Vassile, dopo la sua scomparsa, aveva deciso di donare a una istituzione di Messina, in particolare all'università, il fondo che appunto ora è qui custodito, che è composto dai premi, da fotografie, dai libri, dai ricordi e dei manoscritti di questo personaggio, che alcuni magari non lo ricorderanno, ma che fu uno dei protagonisti della storia della seconda metà del dopoguerra, sia come attore che come regista, come produttore cinematografico di film molto importanti come Roma di Fellini, come film di Antonioni. Fu regista di un film con Totò e poi fu autore di diversi racconti, romanzi e opere per il teatro che spesso raccontano la nostra città, raccontano lo stretto, raccontano i nostri piatti tradizionali, raccontano i miti della Sicilia. Tra l'altro, una chicca, qualche cosa che possiamo dire all'interno dei fondi, che lui era giornalista, scrittore, drammaturgo, regista, insomma una personalità poliedrica. Noi qua abbiamo tutti gli articoli che lui ha scritto negli ultimi anni, articoli che si occupano anche di politica. Lui scriveva per Quaderni Radicali, ma anche per il giornale di Feltri e per diverse altre riviste, e partecipa al dibattito politico, al dibattito culturale degli anni 90 e anni 2000 fino alla sua morte. Ma poi ci sono anche appunto i manoscritti, e non è improbabile che alcune delle opere che qua sono custodite in manoscritto siano inedite, quindi è un materiale di repertorio che può essere davvero utile per gli studiosi che vogliano approfondire la figura di Vassile, ma anche la storia della nostra città, perché le sue esperienze si intrecciano per esempio col suo compagno di banco che era Adolfo Celi, con Fulchignoni che fu un importante artista messinese, con lo stesso Mercadante. Lui è uno dei protagonisti della nostra storia. Ed è il tema poi la memoria, cioè il fatto che riuscire anche a mantenere un rapporto con delle radici anche culturali, e per questa città credo sia importante. L'ultimo suo scritto in assoluto è in ricordo del centenario del terremoto di Messina. Su richiesta di Vincenzo Bonaventura, proprio lui scrive una pagina ricordando proprio la sua città e rammaricandosi di non essere riuscito a realizzare un lavoro cinematografico che aveva sempre sognato, che era quello di descrivere il terremoto di Messina in un'opera cinematografica. Purtroppo no, questo non si è mai realizzato, era il sogno della sua vita, che però ci segnala quanto lui fosse legato a questo nostro territorio.